benvenuti in un nuovo video. Questo è il vlog del nostro bellissimo viaggio in Irlanda. Come vedete siamo partiti dall'aeroporto di Roma e siamo atterrati a Dublino, accolti da mille trifogli, soprattutto perché siamo atterrati il 17 marzo, che era proprio San Patrizio. Spaventati dalla guida a sinistra, però alla fine il mio babbo è un grande autista e nonostante un po' di smarrimento iniziale ci siamo subito abituati. Allora, ho fatto vedere la camera in questo momento e adesso mi sono preparata, in realtà mi sono semplicemente fatta una codina e cambiata e in ogni caso adesso andiamo a festeggiare perché a parte che è San Patrizio qui, quindi festeggeremo con buona musica e buona birra, ma soprattutto oggi è il nostro anniversario di fidanzamento mio e del maritino, quindi oggi festeggiamo 7 anni insieme e niente, una doppia ragione per festeggiare. Siamo in vacanza, stiamo insieme, stiamo bene, siamo felici, meglio di così non si può. Colazione in Irlanda non poteva che essere pancake e una bella cioccolata calda, anche perché la prima giornata purtroppo era freddissima e soprattutto pioveva di rotto. Quella mattina siamo subito andati a comprare dei takeaway che ci potessero riparare e poi abbiamo cominciato il nostro tour di Galway, la città dove noi avevamo l'albergo. Abbiamo camminato tra le sue strade, visto i suoi bellissimi negozi e entrati subito nell'atmosfera irlandese. Del fiume Carnib c'è The Spanish Arch, cioè l'arco spagnolo, e subito dietro siamo invece entrati nel museo della città che racchiude un po' tutta la sua storia e tutti i personaggi più importanti.
non poteva ovviamente mancare la parte dedicata ai bambini e quindi alla scienza e a tutti gli esperimenti. E quindi vedete me all'opera mentre cerco di far brillare una lampadina. È anche famosa perché qui è stato inventato il Cladag Ring, cioè l'anello di fidanzamento, ecco che come vedete è fatto da due mani che reggono un cuore, quindi ovunque era presente questo simbolo in tutta la città. C'è dietro, pinguini siamo, ciao! Ciao! Che freddo! La nostra passeggiata poi ci ha portato al porto o comunque nella parte esterna della città, sulle rive del mare, la riva del mare, e purtroppo qui il paesaggio sarebbe stato magnifico se non ci fosse stata questa nebbia che ha coperto la città per tutto il giorno. E qui abbiamo trovato un uomo che gentilmente ci ha accompagnati a scoprire una vecchissima, antichissima casa di un pescatore, e qui, lasciando semplicemente un'offerta, c'era un signore che ci ha spiegato un po' tutto, come funzionava all'interno, come viveva la famiglia, quali strumenti utilizzava, cosa usava appunto nel suo lavoro, come si svolgeva la vita familiare anticamente dei pescatori in questa casa che appunto è rimasta esattamente come era tanti anni fa e come era poi l'intera Galway all'epoca. Una visita alla cattedrale di Galway. Purtroppo le riprese non sono bellissime all'interno perché era piuttosto buio, però è immensa, elegante e molto molto bella. Il mio acquisto di oggi non poteva non essere un libro in una libreria carinissima. Peccato per il bollino che adesso dovrò staccare, e poi questa piccola spilla. Finalmente siamo tornati in albergo, più o meno verso le 6 tutti i negozi cominciano a chiudere a Galway, quindi verso quell'ora abbiamo ripreso la via di casa. Non è stato clemente il tempo oggi perché ha piovuto praticamente tutto il giorno e ha tirato vento, quindi siamo stati sempre con il Kiwi e insomma un po' in difficoltà, però questo comunque non ci ha impedito di visitare una città veramente splendida. Il mio cuore rimarrà per sempre in questo posto perché è stupendo. Domani invece ci sposteremo con la macchina, andremo a visitare qualche altro posto e niente, tra un po' andiamo a cena, rimaniamo qui in albergo comunque anche per la cena perché siamo stanchi morti, abbiamo camminato tanto, visto tanto, conosciuto tante persone, è tutto splendido. Buongiorno, inizia un nuovo giorno in Irlanda. Allora, oggi ci dovremo spostare, anzi sicuramente non rimarremo a Galway e andremo a visitare un paesino, credo che andremo a Dublin. Però sicuramente insomma oggi visiteremo più luoghi intorno a questa splendida città e niente, il tempo purtroppo non è ancora molto clemente. Ecco qua, come vedete dalla splendida vista della nostra camera, comunque sta piovendo, però nel pomeriggio dovrebbe smettere di piovere, quindi siamo fiduciosi. Povero cocco senza la sua Drilli, quando raccolta tutti i coccodrilli, disse piangendo amici un cacciatore, si porta via sul fiume il mio grande amore. Ne
vuole far borsette e beauty case. Amici miei, salviamola, e quelli fanno yes. Il primo di una lunga serie di castelli che avremo visitato durante tutta la vacanza è stato di Dunway Castle, anche se non sono sicura che i nomi si pronuncino proprio come li dico io. Comunque un castello in rovina, chiaramente, di epoca medievale, che potevamo visitare soltanto dall'esterno, nel senso non potevamo entrare, però abbiamo potuto fare tutto il giro delle mura e vedere, ecco, la parte esterna in riva al mare e, come sempre, paesaggi mozzafiato. Una brevissima pausa in un paesino dai mille colori, e soprattutto abbiamo visitato un negozio dagli oggetti veramente bellissimi, volevo comprare tutto, e poi di corsa siamo ripartiti per Poelnabrunn, ovvero per vedere i dolmen. Qui ci ha accolti un terreno di roccia calcarea, un bellissimo paesaggio, ma soprattutto un meraviglioso arcobaleno che sembrava salutare l'inizio della nostra vacanza. Salve. Fatica. Bello. Molto. Molto bello tutto. E non piove. Non piove. C'è anche un po' di praticamente sole. Estate. Sì. Le buonissime zuppe mangiate in Irlanda, ho veramente fatto indigestione, erano squisite. Ultima tappa della giornata, The Cliffs of Moher, o meglio, le scogliere, così a picco sul mare veramente lasciavano senza fiato. Oltretutto potevamo camminare proprio vicino alla scogliera e quindi eravamo a un passo dal precipizio. Un'emozione unica, ma sono stata sempre con l'ansia di cadere di sotto. Veramente uno spettacolo della natura, qualcosa che forse non rivedrò mai più. Thank you.
proseguire il nostro cammino sempre lungo una scogliera, salendo appunto quelle scale che avete visto e dirigendoci verso una piccola torre che era proprio in cima, e ovviamente godendoci sempre il meraviglioso spettacolo davanti ai nostri occhi. Le nostre avventure ovviamente non finiscono qui, questi sono solamente i primi 3 giorni della nostra vacanza, quindi vi aspetto nel prossimo video per vedere che cos'altro abbiamo visto in Irlanda.